Pieno, qua sopra c'era la vigna, c'erano due o tre tamponi, noi abbiamo strippato la vigna, la terra l'abbiamo recuperata per le nostre vigne, perché qua sul Carso è difficile avere la terra, provarla, che sappiamo che c'è tutto con pietra assolutamente, però è un lavoro che facevano anche i nostri vecchi, insomma, assolutamente una volta recuperando la pietra, portando anche per fare un solo orto, assolutamente, perché se no non coltivavano niente perché c'era solo la pietra, no? Comunque la grande idea, lavoro era quello di recuperare tutto il materiale, no? Cioè, all'inizio quando abbiamo fatto i primi progetti della cantina, io così insistevo di fare una cantina prima di tutto funzionale, dopo legata al territorio. La grande sfida era quella di recuperare tutto il materiale naturale che arriva proprio da questo scavo, dunque tutta la pietra che vedrete della parte interna e esterna, tutta la pietra che l'abbiamo recuperata, selezionata, facendo delle cernite, portata via a un deposito temporaneo di materiale di scavo, con casini e autorizzazioni che non vi dico, riportata di nuovo qua la pietra, tutta quanta lavorata a mano una per una, quasi 8 anni di lavoro praticamente. L'abbiamo inaugurata 3 luglio del 2009 e vi dico che per me era come un sogno realizzato perché era una cosa veramente, non dico impossibile, però io ci ho sempre creduto, la cantina è molto funzionale, si lavora molto bene, soprattutto è una cantina che mi permette di lavorare senza enotecnologia, è una cantina 5 piani più 3 piani che stiamo ultimando adesso, dunque la vinificazione viene fatta tutta per caduta e l'imbottigliamento anche, no? Dopo altre cose che potete portare, intanto entriamo dentro, prego. Al posto di farlo in cemento armato, l'abbiamo fatto tutto in pietra, perché qua abbiamo una grande tradizione della pietra del Carso, assolutamente, la pietra anche conosciuta in tutto il mondo, pietra d'Eurusina, abbiamo dei artigiani bravissimi che fanno la pietra, che lavorano, per questo abbiamo dato questa grande impronta di questo territorio, no? Qua, siccome abbiamo 4 pilastri, abbiamo pensato di fare 4 disegni diversi che rappresentano 4 stagioni, no? Questo perché stagione se ne la vita della vita. Poi abbiamo creato l'inverno, visto da un rover, una quercia piegata che abbiamo la bora al vento che piega gli alberi, porta via le foglie, da rover si fanno le foto di rover. La primavera con nuvolo che piove, fiori, l'estate e l'autunno. Altri 3, così usiamo il materiale naturale, proprio originale del Carso, dove le radici vanno in profondità, si nutrono con i minerali, quello che trovano sotto. Dopo lo stesso materiale lo usiamo per la fermentazione, macerazione e quest'anno anche affinamento, no? Comunque tutto controllato con l'Università di Udine, quest'anno abbiamo fatto già un progetto nella vendemmia di ulteriore, insomma, di controllare proprio ogni 2 ore, tutto quanto dalla fermentazione fino alla bottiglia, sotto? Ah, perché quando immaginiamo tutto sulla buccia, no? Allora senza che se dava fuori, no? Sì. Antica della nostra zona e dopo abbiamo una riserva di Merlot Eterano che diciamo che facciamo un tipo di pochissime quantità. Comunque qua il quarto piano della cantina potete vedere come abbiamo creato questi tunnel, questi archi che sono tutti completamente diversi, non c'è più nessuno, ma poi abbiamo fatto apposta questa diversità, perché la diversità è la cosa più bella, più vera e tutte le cose alla fine. Che in tutta non troverete una pietra uguale, perché sono tutte state lavorate a mano, ma tutte
del legno, del ferro, dei camini, dalla soddisfazione. Praticamente in tutta la cantina non c'è niente. Guarda, ma che